calcio del Catania, pallone nell'area di rigore, va a staccare le Grottaglie che come all'andata porta in vantaggio il Catania, proprio Nicola Grottaglie alla mezz'ora, al primo tiro in porta, Catania in vantaggio. Boateng sulla sponda di El-Sharawi con un siluro abbatte la traversa. Se ne va il faraone con una super giocata in area di rigore, cerca di metterla in mezzo, serie di rimpalli, arriva Balotelli, si è immolato Rollin, poi Flamini, Frison, Boateng, è successa qualsiasi cosa, ma la palla non è entrata, abbatte col destro e poi Castro che respinge al mittente. Parte Balotelli sul palo di Frison che però riesce a metterci la mano ed è bravissimo a chiudere in angolo. Crossare, scavalcato da Olin, vorrei il colpetto, Flamini con destro, Mattia Flamini nel finale del primo tempo e lì la trova il meritato pareggio, 1-1. E il El-Sharawi, Frison non dice di no sull'assist di Montolivo. Molto ancora Mocerino alla bandierina, pallone verso Montolivo che lo gira, Frison ancora a coprire il primo palo. Da centrocampista, infatti corre, salta Mocerino, salta anche Alexis, si appoggia a Barrientos, c'è largo Bergesio, la palla per lui, geniale Bergesio, in area di rigore solo davanti a Tameli e il cucchiaio, il Catania ancora avanti a San Siro al 20° della ripresa, 2-1. Montolivo, grande gioco di memoria, Balotelli mette giù con il petto e la coscia, 1-1 contro 1, libera il testo, Frison in qualche modo arriva Pazzini, il pareggio del Milan, arriva dalla panchina con il pazzo, sempre presente, 2-2. Pazzini per Montolivo, c'è il Sharawi solo, Montolivo al limite, lo serve adesso il Sharawi, Sharawi in area di rigore, poi Pazzini!